Come ogni lunedì arrivano le canzoni travisate grazie alle vostre segnalazioni, giunte copiose anche questa settimana a a.prevignano@dj.it. Esatto. Partiamo da Ferruccio Parente, che mi sa che è una new entry, non vorrei sbagliare. Parente. Che no. Ci segna. Dai che era passata. Tu la devi pure sottolineare con il silenzio. Che gelo, ragazzi. Sarà il freddo. Patrick Watson, Words in Fire. Sta cantando la Nina Nanna al figlio, con questa voce. È stata davvero un'idea. È con Cato. Andare con Cato. Corriere. È un po' con Cato. Il cantautore californiano, detto il Concato, di San Francisco, di origini napoletane, tra l'altro, Patrick Watson, controlla il calendario. Tra feste, ponti, scioperi e malattie preventivate, quest'anno gli salta una media di 45 giorni di lavoro. Esatto. E poi c'è la sua festa preferita, cerchiando il 19, si frega le mani dicendo: e a settembre è San Gennaro. Anche un po' Pino Daniele. Ma perché a San Gennaro non si va a lavorare? Lui non va a Napoli. Che bella, bellissimo. Senti come lo dice, bellissimo. E poi Max Giorgi e Cervello in Ferie, un ticket, un'abbinata per Cosmo, Turbo attraverso lo specchio. Oddio, ho paura. Occhio, perché in tanti ce l'hanno sentita. Sentito una cosa brutta. Io sono un cane, i cani, Mirko è il cane. Approfittando degli sconti UCI del martedì, vanno a vedere la carica del 101. Io sono il cane, i cani e Mirko il cane. Si chiamano tutti così ultimamente. Si aggregano Cosmo e Calcutta. Calcutta, tenendo fede al suo nome d'arte, dice a Cosmo: ho un po' di gastrite e se ne mollo una, mica ti formalizzi. Al cinema non si fa. E Cosmo, guardando tutta la generazione di cani riuniti in prima fila, sentenzia cinicamente: non ci pensare, tanto già qualcuno lo fa per te. Non ci pensare, tanto già qualcuno lo fa per te. Dice proprio loffa. Non ci pensare, tanto già qualcuno lo fa per te. Se non lo fai tu, lo fanno. Ci pensano i cani. Non ci pensare, tanto già qualcuno lo fa per te. Tra l'altro sono anche abbastanza sprovveduti perché la mollano e poi abbaiano. Quindi così si fanno sgamare immediatamente. Pensa che fatica a quel cinema. Ancora Cervello in Ferie, Eminem, Walk on Water featuring Beyoncé. Beyoncé è tutta. Hai visto che bicipiti che ha? Perché forse fare così col ditino, le vengono delle pagnotte, ragazzi, da fornaio. Beyoncé tutta contenta che sono venute a vederla Lady Gaga, Madonna e Katy Perry al concerto. No. E l'unica a non sapere che sono andate lì solo per fare un po' di sartorie e criticarla. Al culone, il marito cornuto, come sta male. Però poi nel camerino tutta a portarle rose e cioccolatini. Non ti fidare, dice Eminem. A me sembrano carinissime, dice invece lei. Non le ho mai sentite dire cattiverie su di me. Dire no, dice Eminem, ma mimare sì. In che senso mimare? E lui spiega meglio dicendo: la gufano a gesti. Giufano, yes, a gufano a gesti. Giufano, yes, a gufano a gesti. A gufano a gesti. Speriamo che cambia. Giufano, yes, a gufano a gesti. Le cose. Adesso in poi gufiamo solamente ed era solo la prima parte di canzoni travisate. Non voglio neanche immaginare la prossima di Tranche. Le 845, giustamente Previ. Irene su Twitter ci segnala che ci siamo dimenticati Giancane tra i vari che vanno. Ci sono anche i cani sciorri, che cani però sono di qualche tempo fa. Andiamo avanti con le canzoni travisate, abbiamo 5 minuti, forse 4 riusciamo a farle. Vado, vai. A rotta di collo, Norman Cuore, Magikarma, Ukonen. Va bene, grazie.
grazie, va bene. Il Magic Arma fan. Basta così, grazie. Magic Arma fan. Solo a lui sta musicaccia. Sì, fa le corna. A lui, a loro, agli ascoltatori. Che fanno l'errore marchiano loro di affidarsi alla produzione di Richard Clyderman, che proprio non è in sintonia con Richard Clyderman risuonava col piano brani famosi. Brani famosi. Famosissimo negli anni Ottanta. Ah, tantissimo. Faceva migliaia di album all'anno. Sì, più o meno. Poi è arrivato, come si chiamava? Kenny G che lo faceva con il sax, col clarino, bravo. Loro volevano un album brutalmente nu metal, ma notte tempo Richard Clyderman gliel'ha confezionato che suona come un saggio di pianoforte delle medie. Il cantante Erra chiama allarmato il chitarrista Aereo, gli fa sentire il risultato e gli chiede: "Te risulta sta merda?" Oddio, che dialetto potrebbe essere? Romano. È un misto tra il romano e il bergamasco. No, però. Che risulta. Risulta. È bergamasco, è vero. Risulta. Voi credevate di esservi disfatti del clan dei Maina Gioia, che sono invece no, perché Cavalli Acoustic Quartet segnala David Bowie Life on Mars. No, cosa c'è ancora? Lasciatemelo in pace. Niente. David Bowie nel dopo partita di Bayern Monaco Wolfsburg era in Germania, tra l'altro, per registrare la trilogia berlinese, stava lì apposta. Dopo l'eccezionale prestazione di Lewandowski, Robert Lewandowski, 5 gol in 9 minuti, scende negli spogliatoi per complimentarsi con l'attaccante. E dopo avergli dato una virile pacca sulla spalla, gli dice: "Quante reti, Lewandowski?" Quanti reti le mandiamo? Perché sono amici, si può permettere. Si è anche, messo la mano mordendo. Avessi schierato il fantacalcio. Invece no, t'ho tenuto in panchina. Mannaggia. Ancora Cavalli Acoustic Quartet, Stevie Wonder, I Wish. Magari la potevi prendere che parlava, Lasciamo tutto. Se vuoi. Stevie Wonder gioca a nascondino di notte a Central Park con l'assistente personale dei DVP a Besozzi. Se la porta dietro. Non riuscendo a orientarsi da solo, si fa aiutare da Snoop Dogg, che gli manda i vocali su WhatsApp. Corri a destra. Dopo la sesta manche vinta, Wonder scherza l'amica Pia dicendole: "Pia, ti batto, vado a tana tutta notte con WhatsApp." No, ma è incredibile! Pazzesca! Ma bellissima! "Pia, ti batto, vado a tana tutta notte con WhatsApp." È perfetto, Tana Libre Tutti, ma è bellissima. Bellissima. E chiudiamo con Maina Gioia, che mette il sigillo con Rolling Stones Start Me Up. Solo capolavori, ragazzi. Carippone, Quel burlone di Keith Richards ha fatto fumare la noce moscata a Mick Jagger. Lo scherzo, tra l'altro, gli riesce sempre. Poi è impossibile grattarla, la noce, è complicatissimo. Te la fai una cannetta, Mick? Non mi freghi più. Ma lo sai che il futuro delle droghe ricreative, dice Richards a Jagger, è tutto riposto nelle piante anacardiacee. Gli anacardi. Guarda un po' nella credenza. Con i pistacchi, si pare, Guarda un po' nella credenza se trovi qualcosa. Già per gusto, se lo scherzo, già capisce. E dalla cucina gride: il pistacchio, ma dove sta? Il pistacchio, dove sta? Dovete immaginare la scena: lui e Keith Richards sul divano, lui che si alza e va verso la cucina facendo passo con Mick Jagger. Così, poi va lì, apre tutte le altre e e ritorna niente sul divano ballando. Basta, addio, fine, ciao.